Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, nel video di oggi voglio parlare dell'ipersensibilità, vista come un pregio e non più come un difetto. Perché di solito, almeno la maggior parte delle persone che ho conosciuto io, vedevano questo lato di me come un difetto e non come un pregio. Prima di dirvi questa cosa, vi voglio fare un quadro generale sulla situazione. Cos'è in realtà, cosa significa la parola ipersensibile? Significa una persona davvero molto, molto, molto sensibile. Ad esempio, ci sta un evento che accade, tipo uno spintone. Una persona ci dà uno spintone, noi cadiamo per terra. Ci sta l'insensibile che si rialza e magari reagisce dando un'altra spinta a quella persona, magari anche più forte rispetto a come quella persona ci ha dato la spinta a noi. Ci sta la persona menefreghista, che sarebbe una persona di sensibilità normale, diciamo così, che non gli fa né caldo né freddo. O magari se ne frega proprio non rispondo, oppure può rispondere, però normale, come se non fosse successo niente. C'è la persona sensibile che prende e ci rimane male. E c'è la persona ipersensibile che ci rimane male ancora di più intensamente. E questa persona può anche mettersi a piangere. Mi ricordo che io quando andavo a scuola, no? Spesso e volentieri venivo vista da qualche insegnante come la ragazza che se la prendeva troppo. Perché? Perché magari, che ne so, ci stava un ragazzo che magari mi diceva tipo delle cose brutte e io sempre a piangere stavo, sempre a piangere. Poi magari c'era un professore che, per esempio, mi riprendeva, poteva anche aver ragione il professore, però io mi mettevo a piangere anche allora, perché magari mi sentivo in colpa, tutto quanto. Questa cosa veniva vista come un difetto. Come un difetto perché dici tu te la prendi troppo, tu piangi sempre e tutto quanto. Però ora come ora, sinceramente parlando, io non lo sto vedendo più tanto come un difetto, ma lo vedo più come un pregio. E sapete perché? Perché è vero, io sono una ragazza ipersensibile. Io a me certe cose toccano. Io se per esempio, che ne so, una persona si comporta male con me, io ci sto male anche una settimana o un mese. È vero. Non dico di no. Però è anche vero che se mi capita qualcosa di bello, e mi è capitato qualcosa di bello, parecchie cose belle nella vita, io gioisco molto più rispetto ad altre persone. Perché l'ipersensibilità non è soltanto sofferenza, non è soltanto dolore, ma anche gioia, allegria. Quindi, di fronte a uno spintone, noi ipersensibili ci stiamo male un sacco, ma di fronte a un abbraccio ci stiamo bene tantissimo proprio. Quindi alla fine, col passare del tempo, io ho voluto vedere il bicchiere mezzo pieno invece che vederlo mezzo vuoto. Perché vedere il bicchiere mezzo vuoto, ah, io che sono ipersensibile, perché devo soffrire così tanto? Perché? Mo' mi è capitato questo guaio? Perché? Però invece vedere il bicchiere mezzo pieno significa: io che sono ipersensibile, mi capita una cosa bella, mi metto magari a piangere, sì, ma dalla felicità. E io, sinceramente parlando, ora come ora, però pregherei chiunque che sta guardando questo video di prendere questo video come una semplice chiacchierata tra amici. Tutto qui. Però ora come ora, se dovessi scegliere, mettiamo, io non sono nessuno, non ancora sono nata, mettiamo, però avessi possibilità di scegliere. Essere la ragazza che sono ora, cioè ipersensibile, che se la prende troppo, come dicevano a scuola, però anche una ragazza che è ipersensibile,
magari, e gioisce più di altre persone quando le capita qualcosa di bello, oppure una ragazza dalle emozioni piatte. Io preferirei essere una ragazza ipersensibile, perché l'ipersensibilità, secondo me, è sbagliata vederla come un difetto, perché ognuno è così com'è. Noi non siamo nessuno per dire no, quello non va bene, quell'altro neanche va bene. Io sto dicendo che nella mia persona io voglio essere così. Non sto assolutamente giudicando chi rimane impassibile di fronte a tutto ciò che gli capita nella vita, assolutamente no. Io sto giudicando semplicemente la mia persona, perché noi non siamo nessuno per giudicare gli altri. Assolutamente no. Non siamo proprio nessuno. Detto questo, perché ho voluto fare questo video? Ma semplicemente perché ogni tanto, no? Mi capita di ricordare cose che non voglio ricordare. Cose brutte, ma anche cose belle, però che in passato pensavo che fossero cose brutte. Quindi alla fine, più che altro, ho voluto fare questo video come speranza, perché io penso che insieme a me ci sono altri ragazzi, tanti altri ragazzi che sono ipersensibili, che magari vanno a scuola e piangono se prendono un brutto voto. Ma io penso che le reazioni, cioè alla fine noi non ci dobbiamo mai vergognare di quello che siamo, perché se vogliamo piangere per una sciocchezza, se sciocchezza si può chiamare, piangiamo. Dico soltanto che secondo me non ci dobbiamo mai vergognare di quello che siamo, perché spesse volte, quando purtroppo si va nella società, la società ci impone dei stereotipi che purtroppo la maggior parte delle persone segue. Lo stereotipo della società cosa vuole? Vuole la classica donna, o nel mio caso, per farvi capire, no? La classica donna in carriera, non dico che deve lavorare, però la classica donna, come per dire, scaltra, furba, che mettiamo che risponde a tono, che non piange mai, mai una lacrima. Perché chiaramente io a 28 anni potrei essere madre. Cioè, certo, non tutte sono madri a 28 anni, ci mancherebbe altro. Ma ormai la vita si è allungata, quindi si è allungata anche l'adolescenza e tutto. Sto dicendo. Però è anche vero che c'è un'età in cui potrei essere benissimo madre. Quindi è chiaro che una persona dice come tu c'hai un'età in cui potresti essere madre e piangi per delle sciocchezze. Sì. Cosa insegnerai ai tuoi figli? Che si piange per delle sciocchezze? Ma assolutamente no. I miei figli magari potranno avere un altro carattere, però io non voglio cambiare il mio modo di essere, né posso, perché io sono così, fa parte del mio essere, assolutamente, come fa parte dell'essere di ognuno di noi essere quello che siamo. Io mi auguro in futuro, chiaramente in futuro, che sarò una brava madre nonostante la mia ipersensibilità. Magari sarò una di quelle madri in cui piangerò dalla felicità quando vedrò la prima volta mio figlio. Magari sarò una di quelle madri in cui si metterà a esultare quando scoprirà di aspettare un bambino. Cioè, magari non è tutto negativo, no, essere ipersensibili. Bene, ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!